Oggi è la nostra festa. In questa giornata celebriamo le grandi donne che hanno lottato a lungo per guadagnarsi diritti fondamentali, come il voto o la pillola anticoncezionale. Negli anni siamo arrivate a ricoprire cariche importanti, a guidare grandi aziende, al governo. E oggi possiamo dire con certezza e orgoglio di aver eliminato la discriminazione di genere. Purtroppo non tutti si rendono conto di questo enorme progresso e perdono tempo a criticare le cose più banali, come le pubblicità. Amore, è per te. Aspiro qui, aspiro lì, che bel piacere. Come se poi queste potessero effettivamente influenzarci. Si criticano alcuni programmi televisivi perché apparentemente misogini. Questa scommessa si chiama Le belle lavanderine. E con l'aiuto del carrello provo a camminare come abbiamo fatto prima. Ma è ignoranza pura. Lo sanno tutti che se è una donna a condurre questi programmi televisivi non può trattarsi di misoginia. Studiate! Io temo invece che i problemi veri siano altri, come la perdita dell'umorismo. È una sosia della Boldrini. Non so se l'hanno già esibito. Beh, che è sessismo questo? È una battuta. L'incapacità di poter fare un complimento senza suscitare una polemica. Michelle, non ti fa venire nessuna fantasia al di là di tutto. E si propone in tutta la sua morbidezza. A proposito della Boschi, che è una bellissima ragazza che vediamo ormai ogni sera, ci siamo abituati proprio con la bocca lì. Le donne sono diventate intolleranti e aggressive e a volte andrebbero messe al loro posto. Stai zitta e fammi parlare. Una rana dalla bocca larga. Quella una vacca. Cosa devo dire? Quella una scrofa. Ma stia zitta una buona volta, gallina! Perché diciamoci la verità, ci sono cose che ci riescono benissimo. Dalla porta della doccia, al bidet, alla ceramica e alle piastrelle. E altre per le quali non siamo portate. È la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. Il problema però è anche di alcuni uomini che recentemente difendono comportamenti indifendibili. Genovese è orribile, ma non si può pensare che la ragazza fosse così stupida da ignorare quello a cui... Insomma, è possibile che il modo in cui le donne sono rappresentate nei media poi influenzi la loro percezione nella vita reale? Io non credo. Altrimenti saremmo reticenti a regalare una bambola a un maschietto. Non ci faremmo certo problemi a far sparecchiare solo alle donne di casa. Vedere una donna su un campo da calcio ci sembrerebbe un po' strano. Ma non è così, vero? Una donna che torna a casa da sola la notte potrebbe aver paura. Rischierebbe di ricevere quegli sguardi, quei complimenti visti alla televisione, però da uno sconosciuto o più sconosciuti. Denunciare uno stupro sarebbe difficile. Si rischierebbe di non essere creduti o, peggio, di essere colpevolizzati. Ma in Italia si sa che queste cose non succedono mai. Se i media avessero davvero un effetto potente sulla nostra psiche, allora insultare una donna non sarebbe così strano. E questo potrebbe portare a violenze peggiori, come picchiare, sfregiare, violentare o uccidere. Mamma mia, che pesantezza! Per fortuna non è un nostro problema, quindi possiamo anche rilassarci un po' e goderci le nostre mimose. Va bene lo stesso. E un consiglio alle femministe infervorate. Siccome viviamo in un paese che ci ama, ci rispetta e ci celebra, la prossima volta che vedete queste cose alla televisione, fatevela una risata. Sono solo battute.